addirittura testimoniato dai fatti reali. Non è vero, Cannello, è falso. È autenticamente falso, la verità è quella che dico io, non quella che dice lei. Questo è vero. E l'ho detto, e l'ho detto e l'ho ribadito più volte. Quando io sono stato chiamato fuori a parlare con 300 tifosi, fuori di testa, io, siccome sono una persona normale, non sono andato a confrontarmi davanti alla griglia di un cancello con 300 tifosi inviperiti. Ok? Ho detto, e questo è agli atti, e lei non lo può, non lo può, e per onestà intellettuale suo non lo può contestare, se è onesto, che ho detto alla tifoseria, ho mandato un messo dicendo la società è pronta a ricevere una delegazione degli ultra in sede ora, 6-8 persone per parlare con loro. Che io vada davanti agli ultra, delegato è andato davanti a delle persone a dire che lei aveva mal di pancia, lei ha detto erano presenti i nostri colleghi che l'hanno ascoltato, okay? Lei sta parlando con me, se lei ha qualcosa da dire all'amministratore delegato vada dall'amministratore delegato, è un suo dirigente, l'ha scelto lei, l'ha scelto se lei. Cerca una polemica, no, non cerca nessuna polemica, lei dice una cosa che è inesatta, no, è esatta perché quello che è stato ufficialmente detto alla società, agli ultras, è stato un invito fatto in quella sede, lo ribadisco e non accetto altre versioni. Punto. Scusi, non accetto altre versioni. Perché fino a secondo lei la gente la deve osannare o la deve contestare? Siete sempre stati ultimi, penultimi, terzultimi o quartultimi, ma la gente deve essere contenta secondo lei di questa gestione qua? Non parliamo di tutti gli errori che sono stati fatti. Ma cosa vuol dire? C'entra questo. Ma allora lei chiede che ma, scusi, è stato contestato. Ma lei sa dove vive? Sì, lei vede il Cittadella? Lei lo vede il Cittadella? Sì, è un paese di 20.000 abitanti. Lei lo vede il Cittadella? Sì, sono un paese di 20.000 abitanti. Nello stesso posto in classifica fino a ieri rispetto a noi. Ha capito? Esatto. Con l'unica differenza che è un paese con un media civile, ha capito? Che non va a fare i cori a Gabrielli perché è penultimo in classifica dicendo che lui è un figlio di puttana o che suo figlio è una puttana, ha capito? Quindi lei si ricordi questo non c'entra niente. Lei mi ha fatto la domanda, non è questa la causa primaria, lei vuole dire che la causa primaria comunque nella fattispecie, caro signor Cannello, gliel'ho già detto e ci siamo già confrontati alla domanda, se gli sta bene che lei mi faccia le domande e io le dia la risposta in prima persona. Quindi la verità è quella che dico io, perché sono presidente del Padova, è quella che dico io. Bene, se lei vuole costruire i suoi teoremi giornalistici, li faccia pure, farà la felicità sua e dei suoi. Non c'è nessun teorema da costruire, il teorema è che la squadra è terz'ultima in classifica dall'inizio dell'anno. Quando la contestavano la squadra aveva zero punti, perché aveva perso tutte le partite. Perfetto. È anormale secondo lei una cosa del genere, che la contestino? Allora? Stia tranquillo che se la squadra fosse a metà classifica nessuno la contesterebbe.